Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati, io sono Alessio, sempre il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Oggi parleremo in pochi minuti sempre di scienza, ma di un qualcosa che ci potrebbe far sorridere, il gas esilarante. 42. Allora, il gas esilarante lo conosciamo tutti, chi è che non ha letto Batman o chi non ha visto qualche film dedicato al Joker e ai suoi innumerevoli congegni per far incavolare il Cavaliere Oscuro. Uno dei più famosi, dedicato anche ovviamente al personaggio appunto Joker, era il gas esilarante, questo sorta di gas che poteva far ridere e che faceva far ridere tutti coloro che andavano in contatto con il gas spruzzato dallo stesso pagliaccio nemico di Batman. Ma qui parliamo di medicina, parliamo di una notizia quantomeno abbastanza curiosa. Sì, perché un gruppo di anestetisti dell'Università di Chicago sta analizzando come l'ossido di diazoto, N2O, possa essere effettivamente in grado di alleviare lo stato di depressione di quei pazienti la cui patologia è resistere alle normali terapie. In altre parole, per cercare di capire un pochino come sono andate le cose, i ricercatori hanno somministrato appunto del gas esilarante per vedere quali sono stati gli effetti. Chiaramente non è stato un esperimento così alla carlona, nel senso che la ricerca ha mantenuto un rigore accademico molto più formale di quanto la premessa che abbiamo fatto non sia stata appunto declinata. Anzi, bisogna sottolineare che Peter Nagel, il ricercatore a capo dell'indagine, abbia iniziato questo percorso esplorativo molti anni fa e che ci sia voluto diverso tempo prima di raggiungere la conclusione della seconda fase dei test, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati. Partendo da una riflessione sul come la chetamina possa fornire effetti appunto antidepressivi, Nagel e i suoi colleghi hanno pensato che l'ossido di azoto fosse in grado di garantire risultati omologhi e proprio per questo hanno voluto sottoporre a dei volontari la somministrazione di questo gas. Quante persone hanno provato questo gas? 20 persone, sulla seduta di un'ora. Ma quali sono state le caratteristiche di questo esperimento? All'inizio è stato fatto un composto di una miscela di ossigeno e ossido di diazoto in concentrazione al 50%, poi a scalare al 25% e l'ultimo esperimento una sorta di placebo dove c'era lo 0% appunto di ossido di diazoto. Tutto ciò per cercare di creare quantomeno un campione di controllo. Nonostante le persone che comunque sono state coinvolte non fossero moltissime, 20, i risultati sono stati molto soddisfacenti per quanto concerne lo studio appunto del ricercatore. Infatti ha voluto confermare che le due miscele mostravano appunto degli effetti molto positivi che per duravano lungo alcune paio di settimane, con la differenza che il gas, se somministrato in percentuali molto basse, ha dimostrato di avere degli effetti collaterali abbastanza contenuti, evitando ai volontari eventuali mal di testa. Quanto riscontrato dal team rischia però di arenarsi immediatamente, questo per far capire che non è stata trovata la cura per la depressione. Ovviamente si sta continuando a studiare questo particolare esperimento, ma perché c'è stato subito un momento di stop? Semplicemente perché gli anestetisti coinvolti vedono delle magre possibilità di monetizzare questa forma di cura, cosa che certo non convincerà moltissimo le case farmaceutiche a promuovere un test di massa. Quindi proprio per questo motivo, molto molto concreto, probabilmente questa piccola scoperta verrà stoppata prima di essere messa diciamo in commercio, ma prima ancora di essere messa in commercio, prima di essere elargita per altri test. Comunque sia, per le breaking news e anche curiosità dal mondo della medicina e della scienza, noi siamo sempre sul pezzo e quindi abbiamo ritenuto opportuno di comunque fare un video su questa piccola curiosità. Per quanto riguarda il nostro canale YouTube, continuate a condividere i nostri video, fate un bel like se vi è piaciuto e anche un dislike se non vi è piaciuto questo argomento. Come sempre, seguite la pagina di leganerd.com per tutte le notizie. Da Alessio, da Eureka, da in pochi minuti, un grande saluto e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!